Ese trajecito corto le queda bien, combinado con su lipstick color café, que bien se ve. Buongiorno raga, fuori c'è il sole, meraviglioso, io mi sono fatta tanta meravigliosa colazione. Un pancake bello cicciottoso, io ho fatto la videoricetta sul mio secondo canale proprio di recente, è bello alto e cicciottoso, andate a vedere il video, è troppo buono. E mi sono troppo ingrippata, raga, ingrippata is fissata e con questa combinazione yogurt, marmellata, cioccolata a scaglie. Oh mio Dio, vi giuro, è qualcosa di porno food. Ok, la smetto. Gianna, venuti mio amore, c'è Fluffy. Rubi, che fai? Che fate? Le coccole! Oddio! Che fate? Dario è così perché è infuocato, no? Perché deve andare in palestra, vero amore? Che c'è? Bubi è felicissima! Calmati, Bubi, calmati! Ragazzi, che felicità! Sono troppo felice! Mi piace troppo questo look naturale, trucco naturale e capelli mossi, voi che ne dite? L'ho scritto anche su Instagram, mi piace molto. Comunque ho ritrovato la mia tutina di jeans che avevo perso, cioè l'avevo comprata e non l'avevo mai più ritrovata, non l'avevo mai indossata. Sto a cedere il mio outfit, poiché ho ritrovato la mia tutina, anche se stiamo a novembre, ho deciso di indossarla lo stesso perché non l'ho mai messa in estate. Comunque questo è il mio look. Questa maglietta a pois, questa l'avevo presa da The Zenith. E la tutina, amore, la tutina dove l'avevo presa? Da H&M, sì. Praticamente fine estate, tipo settembre, avevo fatto anche un video. Lui nel frattempo fa le cose sporche con Pupi. E poi la tutina è questa, molto molto carina. E poi ho messo queste parigine che tante di voi mi hanno detto che i fiocchetti vanno dietro, ma a me piacciono avanti, sono troppo carini per metterli dietro. E poi alle calze, ovviamente sono di calzedonia le parigine, senza calze perché fa caldo. E le scarpe sono sempre quelle nuove che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi vlog, sono stupende e le amo troppo. Amore, ti piace il mio outfit? Sì, sono carina. Sono carina. Mua. Quando ci sposeremo? Che una domanda che non ti posso rispondere. Perché tutte le ragazze me lo chiedono. È una sorpresa. Pupi, dilla tu. Come una sorpresa? È normale, scusa. Come Pupi, e dilla tu, Pupi. Ciao, mi sposo il giorno tutto. Ok, noi sposiamo il giorno. Non dire cose che non potresti mantenere. Comunque, ragazze. Guarda con le mani. Poiché tante ragazze mi dicono questa cosa, mettiamoci a fuori di luce, ecco così. Tante ragazze dicono questa cosa, amore. Amore, siamo su YouTube, non su YouPorn, ti voglio dire questa cosa. Dove sta? Che cosa? Il cellulare. Ecco. Togliti a mano, metti qua, anche lo zona. E togliti a mano, sai che avremo un bambino. Bambino vero, non bambino pane. Bambino pane. Un giorno lo avremo. Comunque, intanto, le ragazze mi mandano messaggi, addirittura sognano che noi ci sposiamo, alcune sognano che noi ci sposiamo, alcune sognano che sono incinta. Comunque, una cosa tremenda. Ho deciso di chiedere un po' a tutti quando io mi sposerò, perché ormai è la domanda più gettonata di tutti. Siete tutti invitati al matrimonio. Quindi ho deciso anche io di provare. Amore, è una cosa troppo figa. Praticamente mandi un messaggio, è un servizio che mandi un messaggio a Voodoo sa tutto, e io non me l'aspettavo perché davvero, cioè Voodoo sa tutto davvero. Voodoo sa tutto, sì, Voodoo sa tutto. Praticamente mandi un messaggio a questo numero che ve lo metto in sovraimpressione, potete provare pure voi, una cosa troppo troppo simpatica, al 487 0870. Praticamente mandi un messaggio e lui vi dà una risposta, diciamo una previsione su una cosa del vostro futuro. Tipo per esempio io chiedo quando mi sposerò, quando avrò un figlio. Però potete chiedere anche, non so, cose sulla scuola, sul vostro futuro. È troppo simpatica, è una cosa che sta spopolando moltissimo. Ho detto vabbè, lo voglio provare pure io. Voodoo, chiedimi anche a me anche Voodoo, amore, ma tu non ci credi, ma davvero Voodoo sa tutto. Ma che stavo? Sì, e guarda, ora mando questo messaggio. Sì. 487 0870.
Sto scrivendo, amore, sei curioso? Quando mi sposerò, adesso scrivo, quando mi sposerò, vado. Vai. L'ho mandata. Oh mio Dio, amore, entro il 2020, cioè, adesso è il 2017. Cioè, entro 3 anni ci sposeremo. Ma potrebbe, cioè, entro il 2020, non il 2020, potrebbe essere anche il 2017 o il 2018, oh mio Dio. E avrò anche 2 figlie, no, vabbè, comunque. 2 figlie, uno maschio e una figlia. Vabbè, una cosa che mi ha traumatizzato. Comunque, raga, provate anche voi questo servizio. Mandate un messaggio da questo numero. È una cosa molto molto carina. Ci tengo a dire che è un servizio non in abbonamento. A me mi è stato chiesto di provarlo e mi è parsa simpatica questa cosa. Basta mandare un messaggino e è molto molto carina, che vi fa la previsione su tutte le cose. Provate. E vi ripeto, non è un servizio in abbonamento, quindi non comporta iscrizioni a cose strane, no, potete farlo anche solo una volta o 2 o 3 volte, insomma, come preferite. Grazie, visto che poi alla fine me lo chiedete sempre dove ho comprato le cose, dalle foto che metto su Instagram e cosa, vi faccio vedere cosa ho comprato, le nuove cosine da Tezenis che ho comprato ultimamente. Vero mamma? Lei è sempre presente. Raga, vi farei vedere come ho posizionato la videocamera in un modo molto spartano, vabbè, su una pila di candele. C'è anche pupilli da me. Comunque, allora, questo che cos'è? Non è mio, lo scatolo. Allora, ho preso 2 paia nuove di calze, raga, sono troppo troppo contenta perché le adoro. Ero fissata con i cuoricini, praticamente non ho trovato tutta cuoricini semplice, ma ho preso questa qua che è una finta parigina e qua porto i cuoricini, che l'avevo presa anche l'anno scorso da Tezenis. Io la volevo tutta cuoricini perché poi mi piace mettere sopra la parigina, così vabbè, comunque non l'ho trovata, vabbè, però ce la posso mettere comunque. E poi ho preso queste qua, sono invece nuove di quest'anno. Raga, se siete anche voi addicted calze e parigine, veramente mettetemi un like a questo video, non fatemi sentire sola con questa ossessione, io e le mie ossessioni. Questa è bellissima, praticamente una calza velata e dietro porta tutta la fila di cuoricini, adoro. Poi ho preso questa maglia, questa sul consiglio di Dario, perché lui ha detto prendila. Allora, praticamente è una maglia tipo di cimiglia caldissima, troppo troppo carina. Sembrerebbe semplice, cioè è semplice. L'unica particolarità è che porta qua sulla spalla. Io non amo le scollature d'inverno perché ho troppo freddo, raga. Però non è che posso andare vestita sempre così. Quindi ho trovato questa cosa, magari quando vai, esci, vuoi stare particolare, però non scollata. Qua c'è solo la spalla fuori e c'è una serie di ricami, perline. No, vabbè, troppo carina, non vedo l'ora di provarla. Ed è corta, soltanto che suona. Sembra tipo il collarino del gatto che suona. E adesso mi sono accorta. Cioè, quando camminerò suonerò, ragazze. Poi ho preso, vabbè, le solite mutandine, quelle semplicissime che io uso tantissimo, queste qua, poi dopo un po' le butto, costano 3-10 euro, sono semplici. E poi ho preso, raga, questa, è troppo carina, praticamente una fascia, questa costa 7,90, mentre le calze costano, pare 5,90, sì, 5,90. Questa è troppo carina, è una fascia. C'era anche bordeaux, che anche era molto bella, e anche nera. Comunque l'ho voluta prendere grigia perché secondo me si intonava con tutto e poi non avevo nulla di questo colore. È troppo carina, si mette praticamente tipo così. Allora, o si mette così e ti scalda le orecchie, è troppo carina, dite se non è carina. Io poi adoro anche i cappelli, l'unica cosa dell'inverno che io adoro, l'avevo scritto anche su Instagram, sono le castagne, la cioccolata calda, dormire sotto il piumone. E un'altra cosa che adoro sono queste cose, le calze, le parigine, i cappelli, le fasce, queste cose particolari, vabbè. Comunque è troppo bello. Oppure si può mettere anche da sotto con i capelli sopra, proprio a fascia, però così scalda meglio, invece del cappello questa qua. È super fashion girl, yeah, adoro. Lei nel frattempo dove si è messa? Ah, qua, dorme la piccolina. Guardate com'è bella questa zucca, praticamente me l'hanno data, me l'ha data Franco dal suo orticello e deve stare ancora un po', è biologica, è naturale, deve stare ancora un po' e poi finalmente la potremo mangiare. Io ogni giorno faccio cena a Dario, apriamo domani la zucca, lui dice devi aspettare, ha detto Franco, dobbiamo aspettare. Non ce la faccio più perché io adoro la zucca e voglio mangiarla. Raga, guardate qua cosa io ho combinato, cioè dove era la mia fotocamera, era qui sopra, no vabbè, solo io posso fare queste cose.
Amore, dove te ne vai? Eh? Amore, guarda qua, non male col ciclo, guarda che pancia piatta che c'ho. Bravo. Che mi alleno con tutto il ciclo. Mio amore, è top, ragazzi. Mio amore, già si è allenato. Sì. Sì. Ragazzi, guardate mio amore che mi ha regalato. Com'è bella questa busta, amore. Sì, ti piace? Sì. Questa è la presa per te. Sempre i regalini. Sì. A chiusura, dopo una giornata di lavoro a Calita Shop, il mio datore di lavoro mi ha fatto un regalo. Sì, te lo meriti. Cosa mi ha regalato? Sotto c'è sempre la tutina. Cosa mi ha regalato? Oh, una mutandina. No, vabbè, gli ho parlato, non la facciamo vedere. Vieni più vicino. E poi le faringine. Giusto perché sono pesante, però. Giusto per aumentare il mio problema con le faringine, quello che vi dicevo prima. Mi ha regalato queste qua, sono pesanti. A parte che sono altissime, arrivano proprio su, sì, sulla gamba. Così senti freddo, non senti e freddo. Sono calde, calde e poi c'hanno la farfallina con i tre puntini. Sono troppo belline, amore, grazie. Prego. Ma perché mi hai fatto questo regalo? Mio amore mi fa sempre regalo. Così. Sono così. Bellissime. Non so perché, io faccio regalo a mio amore. Grazie. Ciao. Ormai abbiamo anche la data, è vero? Ormai abbiamo la data delle nostre nozze, di quando, sì, ci sposeremo. Entro il 2020. Già è una data. Già... Siete tutti invitati, i nostri follower. Siamo tutti invitati, sì, al nostro matrimonio. Fantastico, sì. È un sole pazzesco. Raga, mi adoro troppo questo look nude, rossetto nude, tutto nude e i capelli mossi. Adoro troppo, c'ho la camicia con i gattini. Amore, ti piace la mia camicia con i gattini? Noi ci abbiamo ancora i festoni, raga, perché voi non sapete, succederà una cosa fantastica che noi non vediamo l'ora. Vi volevamo dare questa fantastica notizia. Eccola qua, amore, vieni anche tu. Ecco, ragazzi, praticamente guardate, è un evento fantastico che ci sarà nel nostro paese a Quarto. E poi dovete venire tutti. Dovete venire tutti. Noi siamo sponsor ufficiali Carlita Shop, eccolo qua, il nostro negozietto. E ci saremo anche lì. Ci saremo anche noi. Praticamente è una cosa, se amate il Natale dovete troppo venire. Si chiama il villaggio, sì, di Babbo Natale, il castello. Che e ci sarà dal 17 novembre. Fino al 23. Sì, esatto, fino al 23 dicembre ci sarà, ragazzi, è fantastico, portate i vostri bambini, ma pure andate col vostro fidanzato. Vabbè, voglio vedere anche su Facebook. Sì, seguite il villaggio di Babbo Natale, il castello, e praticamente si trova a Via Marmolito, vicino alla chiesa di Vin Maestro. E praticamente è bellissimo perché quasi vicino al nostro negozio. Sì, quasi proprio vicino al nostro negozio a Carità Shop. Praticamente ci saranno tutti i spettacoli di Natale, poi anche delle bancarelle, anche area food, cose troppo carine, tutto dedicato al Natale per i bambini, ma non solo, anche bambinoni come Dario. Noi dobbiamo giocare sulle giostre. Comunque noi ci saremo, in particolare il 19, quindi questa domenica, sì, questa domenica 19, venite perché ci saremo anche noi, quindi magari ci potremo fare una foto e stare assieme. E in particolare noi saremo allo stand numero 7, dove ci sarà la mamma di Dario, perché lei fa tante decorazioni natalizie fatte a mano, sciabbi, molto molto carine. Infatti voi spesso mi chiedete cosa ho nelle cose in casa, in camera, chi l'ha fatto, dove l'hai comprato, me le fa lei, quindi raga, noi non vediamo l'ora, venite, ragazzi, potete venire bene quando volete, però in particolare se venite domenica 19 ci siamo anche noi. Comunque potete venire qualsiasi giorno, vi ripeto, dal 17 novembre fino al 23 dicembre, tutto il periodo natalizio, è una cosa troppo troppo carina. Che Natale è bello, è ragazzi, vero, facciamola vedere meglio questa locandina, sì, che è troppo bella. Il villaggio di Babbo Natale, il castello, via Marmolito, accanto alla chiesa di Vin Maestro. E tutto quello che ci si farà è lo sponsor Carlita Shop. Evviva, raga, noi vi ragazzi, aspettiamo. Che Natale è bello, e poi è maggio. È vero, questa è una cosa troppo chi è, bella. E chi non è fidanzato arriva là e troverà la sua ragazza. Sì, sì, vabbè, sono io, ci sto a parlare con la professore Carlita. La donna perfetta, scusa. Sì, scherzo. No, i tuoi follower. Comunque no, venite, sono, perché... Sono schiessi.
È bello perché si respira tutta la magia del Natale, quindi magari anche se siete di Napoli, provincia oppure di fuori e venite a fare una gita, venite perché è carino come ambientazione. E poi la cosa bella è che ci stiamo noi. È certo, la cosa più bella. Vi aspettiamo il 19 sotto sì. lo stand numero 7. Sì, adesso devo far vedere il mio auto, aspettiamolo anche se non si vedrà nulla. Lo sai che sei Pocahontas? è un'indiana, bravo. Giro. Ho le scarpe di Timberland. Ragazzi, Marco Vial si è comprato anche le Timberland. Ce l'ho da 3 anni, amore. Poi c'ho questa gonna che mi ha finanziato, mi ha visto, ha detto sono indiana, è troppo carina. Sì. E poi c'ho la mia camicia gattino, gattina. Sì. Poi c'ho la mia borsa Louis Vuitton. Poi c'ho il mio giubbino. Che l'ho fatto comprare sempre io. L'ho regalato uguale per mia sorella, vero amore? Sì. Ho regalato a lei anche la gonna, la giacca. Ragazzi, quanti like per questo outfit? 10 milioni di like. Mi mami con tu pare, este pare es un safari. Como miras, como bailas, hoy tú andas con un animal. Mami mami con tu pare, este pare es un safari. C'è anche Bubi qua, vi faccio vedere. C'è il vestitino, mio amore. È molto felice di indossarlo. Compleanno di Matteo e costruisci Lego. Io neanche dopo. Matteo, fagli vedere, spiega come costruisci Lego. Sarei capace di costruire questi Lego. Non ti emozionare. Già ha fatto questo. Guardate cosa ha fatto. Un sottomarino. Ti piace questo regalo che ti abbiamo portato? Sì? Sì. Meno male. Oh, guarda che sguardo serio che fa, che si concentra. E vuoi spiegare, Matteo, come si costruisce un Lego? Fai il tutorial. Adesso cosa stai facendo? La nave. La nave? Fammi vedere. Sa che Carlita. Ah, sì? Ecco di qua. Ciao. Ciao, ne vai. Che bello, a Napoli c'è già l'atmosfera natalizia. Troppo bella, c'è anche Pupi tutta imbacuccata e tutte le luci di Napoli, sì, è bellissimo, sì sì. Non c'è. Oh, raga, fa troppo freddo, però anche a Napoli è arrivato il freddo. Comunque noi stasera andiamo di nuovo per il sushi perché proprio non abbiamo una dipendenza dal sushi, no. Ma anche dalla pizza, noi però non facciamo differenza, facciamo un giorno pizza e un giorno sushi. Se tra il fito corto le queda bien, combinato con su lipstick color café che bien se ve. Lei non dice su cintura. Quando vai a stare un po'. Fammi dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world in the seven seas. Everybody is looking for something. Hold your Fuori piove e noi mangiamo gelato. Amore, com'è il tuo pieno di smarti, robe? E il mio? Eccolo qua, il mio pieno di cioccolata, non granelle, anche Oreo. No, vabbè, è stupendo, troppo buono, amore, vero? Pupi, il dolce, cioè il gelato è il dolce più buono del mondo, secondo me. È la cosa più buona del mondo, vero, amore? Siamo due ciccioni. Eccola, Dada con il suo figlioletto. Vero amore? Sì. Eccola qua. E noi dormiamo in 4 ogni sera. Ragazzi, con il mio fermaglietto coniglietto siamo qua nel letto. Eccoci qua posizionate. Eccoci posizionate. Pupi dorme sempre in mezzo a noi. Chi ha un cagnolino mi capirà. Purtroppo è impossibile farla dormire altrove. E lei a volte dorme proprio qua, cioè sul cuscino. Amore, ma cosa hai fatto qua? Ti sei sporcato tutto. Ah, polvere, mamma. Comunque a volte dorme qua, proprio sul cuscino, fra me e Dario. Cioè io sento proprio la sua testa di Pupi sotto la mia testa. Invece io mi sento a terra. Dario va a terra. Comunque, vabbè.
In tanti ci chiedete questa cosa di quando ci sposiamo, fate un figlio, vi vediamo bene con un figlio. Amore, tu che ne pensi di questa cosa? Però Penso che ogni cosa ha suo tempo. una cosa la possiamo dire, che nel frattempo scava, madò, è tremendo, madò. Questo pupazzetto si è in bocca e scava. Che praticamente ci chiedete anche se conviviamo, se viviamo assieme, mi sa proprio di sì. No, vabbè, lui stanotte dorme qua, però no, sì, Sì. comunque lui convive a casa mia. Guarda, amore. No, perché Grazie, praticamente, bello. perché spiegala tu questa cosa? Beh, noi siamo un po' riservati, non è che ci fa molto dire i fatti nostri, però in pratica la cosa è andata così, che da quando ce ne siamo messi assieme, Dario non è mai andato via da casa mia, perché? Perché lei sta sola. Come resta sola? Pure c'è il dentifricio qua, comunque, devo dire, no vabbè, c'è tutto il dentifricio qua, vabbè, comunque, lui è così, mangia il dentifricio. E quindi, Perché Bubi ha detto dai, rimani qua, non te ne andare, e io sono rimasto qua. no, Bubi lui arriva, diceva questa cosa, guarda, diceva, guarda, resta qua, resta vicino a me, vedi? io me non me ne andrò mai, per andarmene da qua mi devi solo cacciare, mi devi prendere a calci. Così diceva, incredibile, comunque vabbè, non se n'è mai andato, quindi ragazze, mi ha costretto a vivere con lui, questa è la verità, adesso ve l'ho detto. Comunque, nel frattempo Pupina sta cercando la sua Noi posizione. stiamo cercando casa. Noi stiamo cercando anche casa, stiamo continuamente a cercare annunci di case, eccetera, perché io tramo. Forse abbiamo Dobbiamo tempo, trovare la nostra casa, perché forse. questa non è la nostra casa. Nel frattempo io bevo una bella tisanina, come ogni sera, soprattutto stasera, dopo tutta la buffata che abbiamo fatto, anche il gelato abbiamo mangiato. Madò, amore. Ubi, è pazzo. Nel frattempo io vi auguro la buonanotte, spero che questo vlog vi abbia tenuto compagnia. Vi mandiamo un bacio grande, lasciate un bel like al video e un bel commento, almeno un commento, noi li Io. leggiamo tutti. Un bacio a tutti. Ciao, bacio a A tutti. ciao. Ciao. Ciao anche da Pupi. Mi sa una torta. Metralogo su figura. Ese trajecito corto le queda bien. Combinado con su lipstick color café, que bien se ve. Solo la miré, me gustó, me pegué, le invité, bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo.